Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che idea si è fatto di questa poi, vittoria, diciamo, guardi, netta, ma dentro una minoranza del paese? Ma poi, se guardi l'ultima settimana, che poi è quella in cui la maggior parte, Ghisleri ce lo insegna, è quella in cui la maggior parte degli elettori decide, puoi rileggere tutto quello che ha fatto il centrodestra in chiave di campagna elettorale. Adesso ti può piacere o non piacere, ma insomma la campagna elettorale l'hanno fatta bene. Cioè, anche il comportamento di Meloni al vertice europeo è stato un modo di stare all'attenzione di tutti, di far discutere. Cioè, tu dici anche quelle frasi dure, no? L'Europa rischia la fine dei tedani, che in fondo parla ai suoi, dice: ragazzi, io in Europa dico la mia. Dico, perfino Berlusconi la domenica al seggio elettorale, che è una scorrettezza, come sappiamo, perché c'è il silenzio elettorale, però è ma ha parlato di Ucraina, non ha parlato di casa sua. Però sai, c'è un 63% degli italiani che, appunto, lo dice uno che è sempre stato, tu lo sai, e continua ad essere convinto che bisogna appoggiarlo e mandare le armi. Però c'è un 63% degli italiani che si chiede: ma fino a che punto noi dobbiamo stare appresso senza dire la nostra? A me pure mi ha colpito questa cosa. Abbiamo fatto una bozza in giro che ci dice parecchie cose. Hanno fatto la campagna elettorale, proprio quella che gli è servita a mobilitare tutto il loro elettorale, anche, come dire, le anse più dimenticate del loro bacino elettorale. E poi una cosa, si è parlato di questa OPA di Conte e di Calenda su PD. Sì, non è riuscita. Ma se tu fai una OPA, diciamo, infatti devo dire che il povero Letta sull'uscio di casa l'ha detto, OPA fallita. Se tu fai un'OPA, cioè se tu ti vuoi impadronire l'elettorato del PD, ma devi dire qualcosa che solletichi l'elettorato del PD, mentre io ho sempre sentito dire che se il PD si allea con i 5 Stelle io non ci sto, se il PD si allea con Calenda io non ci sto. Non è un argomento allora, quello, scusami Alessandro.